Chi arriva oggi? Buongiorno, come stai? Una banca, una piramide, ora il porto spaziale. A quanto pare si trova di tutto nel mondo cognitivo. In ogni caso, stavolta abbiamo a che fare con qualcosa di grosso, quindi dovremo prepararci a dovere. Sarà meglio non perdere tempo. Perché non andiamo nel palazzo oggi stesso? Era il mio obiettivo, quindi sì. Ricevuto, dobbiamo vincere, per il bene di Haru. Ok, ci vediamo al ritrovo dopo la scuola, non dimenticartene. Certo, Makoto. Come potrei dimenticarmelo? Ah, vero, avevamo detto di riunirci al ritrovo. Andiamo subito! Tutti al ritrovo allora, ragazzi. Bene, ci siamo tutti. Diamo un attimo un'occhiata alle richieste. No, perché siamo a posto. È il momento di infiltrarci nel palazzo. Ragazzi, si parte. Yusuke che è sempre lì che mangia. Big Bang Burgoro. Un'altra volta non abbiamo avuto problemi fino al dispositivo di autentificazione. Iniziamo da lì. Va bene. Aspetta, com'è fatta la squadra? Han, Yusuke e Makoto. Sì, direi che va bene. Oh, un momento. Posso combattere anch'io. Fatemi partecipare alle battaglie. Per ora la tua persona è troppo debole. Lascia quel compito a noi. Oh, ok. Oh, Haru, poverina, dai. Va bene. Ti terremo in considerazione. Ti faremo sapere. Un nemico. Ed è verde. E allora... distrutto. Arabahaki. Benissimo. Ah, qui non c'è nulla. E allora... io devo continuare a guardare di che colore sono i nostri nemici, perché sai com'è. Finché sono verdi posso fare questo. Questo palazzo sarà così interessante. Fammi vedere solo un attimo una cosa. Scusa un attimo, gli equipaggiamenti. Oh, ho ancora equipaggiato questi. Beh, in realtà no, meglio cambiare. Perché avevo la fascia SES durante il mio giro nel memento, che ci aumenta i soldi guadagnati. Però... in questo momento, quando sei dentro un palazzo, è sempre meglio stare sull'attenti. A Futaba, invece, lasciamo questo qua che gli aumenta i punti esperienza. Non combattendo ed essendo molto indietro di livelli, è meglio lasciargli questo per ora. Finché siamo avanzati di livello, possiamo permetterci di farle queste cose. E rieccoci qua. L'altra volta mi chiedevo, questo coso cos'è? Un frisbee? A me sembra un panino di un hamburger. Dopotutto abbiamo a che fare con Big Ben Burger. Tutto sarà più chiaro andando avanti. Forza, muoviamoci. E allora muoviamoci, ragazzi. Allora, in merito alla porta, ci penso io. Accesso garantito. Ora che sua figlia è dalla nostra parte, lo scanner biometrico è inutile. Questo è vero. Ma io non voglio essere solo un'apriporta. Io voglio combattere. Tra parentesi, la prima volta che ci siamo incontrati eri veramente bella carica. Ti ha detto Mona di farlo. Sai, il discorso splendida ladra. Ah, quello. Cercavo di immedesimarmi in un'eroina che combatte per la giustizia. È uno scherzo, vero? Cretino. Sin da piccola la gente non mi ha mai visto per quella che sono veramente. Mi hanno sempre trattata bene per ringraziarsi mio padre, ricevendo in cambio soldi e favori. Adulti, insegnanti, amici, tutti mi sorridevano per i propri tornaconto. Ecco perché la scuola hai tenuto nascosta la tua famiglia. Ma le supereroine che vedevo in TV erano fantastiche. Combattevano per gli altri, non per se stesse, ed erano sempre felici. Volevo essere come loro, anche se erano personaggi di fantasia. Erano il mio modello. Tutti si appassionano agli eroi in un certo modo della propria vita. Che ne dici, Joker? Va bene avere qualcuno così con noi, vero? Certamente. Che diamine fai qui? Ah, era il padre. Cosa? Qui stiamo veramente esagerando. Ti avevo detto di non frequentare gente volgare. Beh, lui non è volgare, quel bastardo.
Lui? Anche lui è entrato nel palazzo? No, non è quello vero, ci assomiglia soltanto. E ricordi cosa ti ho spiegato prima? Quella cosa della cognizione. Ora che stai borbottando? Ricordi quello che ti ho detto? Che avrei fatto del mio meglio? Ecco la mia risposta. Sono loro, i ladri fantasma? Ah, capisco. Me li stai consegnando per ottenere il mio perdono. Trionfa sui fallimenti sempre anche a prezzo del tradimento. Sei fedele al motto degli Okumura. Molto bene, unisciti a me. Perché pensi solo in termini di perdite e guadagno? Per questo l'azienda ha una pessima reputazione. Tratti le persone come mezzi per il fine. Devi dare per guadagnare e svetta sulla massa chi sacrifica di più. Siamo su livelli incommensurabili e presto salirò di un altro gradino nel mondo politico. Spingere in basso gli altri è parte degli affari. Virtù e sentimenti sono la strada per il fallimento. La Okumura Food farà da fondamento del mio impero. La sua azienda è solo l'inizio. Signor Okumura, non ci serve una ragazza corrotta da ladri. Non posso presentarla a mio padre, a meno che non riponga un buon compromesso. Non serve che sia la tua moglie devota. Fanne la tua amante o qualunque cosa credi. Bel modo di trattare la figlia, bello schifo. Molto bene, accetto. Amante? Sono cresciuta all'ombra del benessere dell'azienda e ho anche accettato un matrimonio combinato. Non erano questi gli accordi. Padre, vuoi che sia il trastullo di quell'uomo sopra la tua ambizione? Perché ti cruci? Dovresti essere orgogliosa dell'adempiere al ruolo di figlia di Okumura. Servi unicamente a questo, non vali niente oltre a ciò. Persino la vita di sua figlia è merce per lui. Io... Perché fai schifo? Ecco perché nessuno viene a casa tua, amico. Oh no, si è trasformato in un robottone. Adolescente, tra l'altro, quanti anni ha questo tizio? La Madonna. Ma tra l'altro, lei l'ha risvegliata, ma è incompleta. Com'è stato allora il primo risveglio? Ale, sono forte! La Madonna! Che stronzo! Fai quel cazzo che vuoi! Siamo qui per rubarti la tua bella. Sarà sicuramente debole allo psichico? No, probabilmente loro due. Aspetta, io ce l'ho la persona psichica. I ladri che si impadroniscono della roba degli altri devono essere puniti severamente. Aru, fai la brava, sii il mio giocattolo. Non ho alcuna intenzione di parlare con te. Se voglio cambiare il cuore di mio padre, non posso perdere. Allora è questo il vero potere di Aru. Aru, d'accordo, diamoci dentro. È tempo di prendere a pugni quella faccia, quella feccia. Allora, fammi un attimo vedere. Debole allo psichico, debole al vento e debole al vento anche l'altro. Ok.
Andiamo all'ora di Psio. Aia cazzo. Allora, staffettiamo lei. Poi usiamo l'oggetto cannone ad aria su di loro, perché voglio fare l'azione figa, non per altro. Passiamo la staffetta a Yusuke. Oggetto cannone ad aria anche su di te. Ed infine, no, mi dispiace Joker, rompi la formazione. Ultima staffetta a Joker. Potenza massima. Spinta psichica. Che tra l'altro loro due mi sa che bloccano, vero? No, resistono e basta. Distruggilo Joker. 6428. Potevamo fare anche di meglio. Vediamo, non abbiamo nulla di tipo vento, quindi direi di usare un qualsiasi tipo di attacco, che tanto loro resistono. Ops, siete morti. 22.000 yen. Meglio di nulla, dai. Nuova abilità per Makoto, che cos'è? Freidain. Danno nucleare a un solo nemico, ok. Ecco fatto. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, Mona-chan. Cosa dicevi? La sua persona è debole? Ah, è scomparso. È normale? Sei sicuro di averle spiegato come funziona qua dentro? L'ho fatto, cioè, credo. Che senso ha se non lo capisce? Non preoccuparti, gli enti cognitivi non hanno relazione con le controparti reali. Lo vedrai al nostro ritorno, ti assicuro che sta bene. Quindi non è morto? Esattamente. Questo significa che abbiamo una nuova compagna di squadra. Benvenuta a bordo. Ha già un nome in codice. Chiamatemi Noir. Noir? Significa nero in francese. Vorrei essere una paladina della giustizia, ma i ladri fantasma non camminano nella luce della legge. Ho scelto Noir per ricordarmene. Ecco qua. Mona non sembra molto convinto. Finché le va bene. Sì, si è costruita un contesto veramente rispettabile. Noir, mi piace. Trasmette una dignità orgogliosa e uno spirito di ribellione verso la società. Grazie. Non abbassare la guardia, Noir. In fondo il nostro viaggio nel palazzo non finisce finché non rubiamo il tesoro. Sì, signore. Qualcuno ha ripreso a tirarsela. Brava Noir, benvenuta a bordo. Forza, procediamo. Vediamo cosa abbiamo nel forziere. Una fiala della furia, tre fiale della furia in realtà. Ok, si prosegue con il nostro nuovo compagno di squadra che si è potenziato, anche se per adesso non lo usiamo. Porca miseria, è enorme! Ah, guardate che roba! Riesco a fiutare il tesoro, da quella parte, credo sia in quell'edificio. È piuttosto lontano, è difficile stabilire la via più breve per arrivarci. Vero, è molto lungo come palazzo. Per il momento non ci resta che andare avanti, a prescindere dalla strada. Andiamo. Quale strada prendiamo, a destra o a sinistra? Andiamo a destra. Ecco. Oh, la porta rossa, fantastico. Dobbiamo prenderla il prima possibile, la porta rossa. Proseguiamo da questo lato. Oh, guarda, di qua c'è un passaggio. Cosa nasconderà questo luogo? Allora, intanto proseguiamo passando sopra tutti questi barili. I nemici che colore sono? Fermi tutti. Eccolo là, verde. Ok, non mi preoccupo. Chi è che è salita di livello? Haru, perfetto. Cosa? Ah no, risucchio vitale, spirituale. Scusami un secondo. Questo cos'è? Controllo del terminale. È un terminale? Sarà quindi una stanza del server? State a guardare. Clic, 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 clic.
Ok, dovrei aver aperto un po' di porte. Ho anche trovato una mappa. Brava Futaba. Incredibile. Quindi l'infiltrazione all'interno del palazzo dovrebbe essere più facile, giusto? Non ne ho idea. Più avanti ci sono altre tre zone. La caserma, la fabbrica e la camera stagna. Una fabbrica? Me lo stavo chiedendo anch'io. Mentre violavo il sistema ho trovato un altro file interessante. Si chiama Progetto Fuga Verso Utopia. Dentro c'era una specie di planimetria. Qualunque cosa stiano facendo è enorme. Dubito che la fabbrica produca solo hamburger. Fuga verso Utopia? Cosa vorrà dire? Se faremo sparire il palazzo rubando il tesoro non avrà importanza. Muoviamoci. E allora sbrighiamoci e proseguiamo verso la mappa. Allora, dall'altro lato c'era una stanza chiusa. Torniamo un attimo indietro allora. Vediamo di qua cosa si nasconde. Oltre a un nemico verde. Madonna, è tutto troppo semplice così. Ah, è una safe room, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Perché così andiamo subito alla stanza rossa. Mi sento un po' inquieto. Forse perché, sai, dobbiamo andare alla stanza rossa. Yusuke, scusa un attimo, cosa potrei chiedere di fare oggi a Yusuke? Niente per ora, niente, scusami, ma perché prima andiamo alla stanza rossa, visto che c'è l'allarme. Devo, prima di tutto, ritirare una persona. Dobbiamo ritirare Ganesha e trasmutarla in rivoluzione. Oh no, è fallito, dai, al primo tentativo è fallito. Oh, questa volta è andata bene, dai. E questa carta la insegniamo a Yusuke, ovviamente. E siccome abbiamo appena fatto una trasmutazione, ho paura che qualsiasi cosa faremo potrebbe fallire. Quindi facciamo un salvataggio. C'è in realtà, come vi avevo detto, una persona che vorrei provare a fare. E fortunatamente mi richiede solo due pezzi. Non mi ricordo quale però. Il Pale Rider dovrebbe essere questo. Non vorrei dire una cavolata però. Ok, prendiamolo per adesso. E mi serve Alice. Eccola qua. Madonna, ho già speso un sacco di roba dopo che ho recuperato tutti quei soldi. Però vabbè dai. Si fa per creare nuove persone. Fusiona persona. Fusione Alice emettitore spettrale. E otteniamo Thanatos Picaro. Io volevo Thanatos normale però. Dannazione. Fa niente. Va bene anche il Picaro in realtà. Sono contento uguale. Cuore di ferro, eh? No, non è quello che a noi ci serve in realtà, perché a noi ci serve auspicio, che aumenta di molto la chance di uccisione istantanea. Questo perché Thanatos possiede questa abilità divina che fa danno divino pesante a tutti i nemici, chance media di uccisione istantanea. Certo, la chance media non è granché, però unita a questo, beh, chi lo sa. Comunque, sei di un livello molto alto, probabilmente mi costerai un bel po'. 100.000 yen? Pensavo anche di peggio, facciamolo. Questa persona è nata dal cuore di un'entità dal fato dissimile da quella narrata dalla tua rivolta. Tuttavia reca ancora il potere del suo proprietario originale. Ti sarà di grande aiuto. Scegli quale abilità ereditare. È proprio questo in realtà. Staffetta non ci serve, quindi auspicio. In realtà, avendo tutte quelle resistenze, o meglio, non avendo debolezze grandi, non ci serve molto altro. Per adesso ti insegno Grazia Angelica, Discepolo Sagace, Urlo di Trionfo, e quello te lo lasciamo sicuro. E in realtà le uniche altre due cose che ti servono sarebbero l'Amplifica Divino e il Potenzia Divino. Dovrò insegnartelo in qualche modo. Per adesso ti insegno un po' di roba a caso. Procediamo, Igor. E speriamo che vada bene. Yes, è andata bene alla prima. Sono Thanatos Picaro. Tu mi hai generato e con te calcherò la terra. Sarò la maschera del trickster. Com'è incazzato con quelle mani aperte? Io ti spacco la faccia. Vediamo quanti punti prende. No, non ci pensare. Urlo di trionfo col cazzo che me lo togli. Ma avessi tolto Mahamon ti dicevo anche di sì. Potenzia mudo. Ma in realtà mudo, porta dell'Ade, come lo gestisce il mudo? Perché se no me lo prendo. Secondo me il mudo non scala, quindi ciao. Centro perfetto. No, non mi servi, grazie. E alle strette.
Se circondati aumenta la chance di critico. Non mi serve, grazie. Perfetto, un'altra persona. E questa volta ci è costato pochissimo. È andata alla grande. Benvenuto in squadra, Thanatos. Anche se in realtà io volevo la versione normale. Volevo la versione normale perché nella mia lista di fusioni c'era scritto che fondendo il Pearl Rider e Alice usciva Thanatos, non Thanatos Picaro. Vabbè, non importa. Al prossimo giro di allarme cerco di insegnarti i potenzia divini. Voglio proprio provare questa nuova persona. Voglio proprio vedere come se la cava in combattimento. Anche se in questo momento non è al massimo del suo potenzialità, sia per le statistiche sia per le abilità in sé. Ma voglio provare Porta dell'Ade, assolutamente. Troviamo un nemico e andiamo a provarla. Ah, giusto, già che ci siamo, abbiamo fatto la carta e chiediamo a Yusuke di replicarcela. Ci devi duplicare una carta, per favore, che è un passivo. No, non è vero, non è un passivo, è un recupero supporto. Mi devi fare rivoluzione. Gli faccio duplicare rivoluzione? Assolutamente. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Yusuke. E ora è il momento di uscire. Oh guarda, un nemico fresco fresco. Proviamo subito Porta dell'Ade su di lui. Mio caro Dalek. Oh ma guarda, afflusso addirittura. Madonna, qua vuole proprio che lo spacco il gioco, eh. Tu lo so benissimo che resisti praticamente a tutto. Tutto tranne gli attacchi divini, mio caro Thanatos, Porta dell'Ade. 514. Non è granché. Non è granché come attacco in questo momento. Ma in realtà guarda che è stato buono. Oh, aspetta, c'è un forziere con un Koguo Fuda. Benissimo. Torniamo dove ci eravamo lasciati l'altra volta e proseguiamo di qua. Oh, aspetta, scusa un attimo, fermo. Dove sei? Eccolo là. Vediamo dove mi porti. Mi porti sempre più su? Seme? Di già? Perfetto. Un nuovo seme della bramosia per noi. Ok, stavo dicendo, è tutta scura questa stanza. E il seme rosso è stato già trovato, perfetto. Il seme dell'avarizia rosso. E la squadra ha ripreso un po' di HP. E allora torniamo di sotto. Dove mi porterà questa ventola della reazione? Dall'altra parte della porta che era chiusa. Oh, ma è ora è aperta, giustamente. Dove siamo? Cos'è questo questo pulsante? No. Questo non è un ascensore. Non sembra muoversi, però. Ma neanche sembra del tutto guasto. Forse si trova in un altro piano. Proviamo più tardi, va bene? Vorrà dire che dovremmo richiamarlo da un'altra parte. Qua non si sale, no? Strano. E qua invece? Ci serve una chiave. Accesso negato. Non si apre nemmeno dopo che tutti i giochetti di Oracle. Questo bastardo non si fida di nessuno, eh? Skull! Va tutto bene, mio padre è colpevole di orrendi crimini. Ecco perché dobbiamo fermarlo. Dobbiamo ancora capire come superare questo punto. Hai qualche idea, Oracle? Se non è una serratura normale o biometrica, forse si tratta di un'autentificazione di rango. In sostanza, per passare devi essere almeno il direttore capo. Ma guarda un po'. Quindi anche i dipendenti robot hanno un rango. Come possiamo fare? Rubiamo il tesserino, portiamo qualcuno qui. Rubiamo il tesserino. Intendi i tesserini identificativi. Servono per autentificare l'accesso di un'azienda anche nel mondo reale. Siete davvero svegli, facciamo così. Allora è deciso. Cerchiamo un dipendente che sia almeno direttore capo e rubiamogli il tesserino. Bene, e dove lo troviamo un direttore capo? Forse da questo ascensore? Oh, ma guarda un po' il caso. Camminiamo.
Guardate, sono tantissimi. Iniziamo a rubargli i tesserini. Non ancora. Recandoci al loro luogo d'origine dovremmo trovare ancora più dipendenti. Oh, ottima idea. Così sarà ancora più facile trovare un direttore capo. Andiamoci, Joker. Va bene, andiamo da loro allora. Eccoci qua. Miau. Eccoci arrivati. Cerchiamo questo direttore capo. Proseguiamo. Oh, ma guarda, delle stanze tra cui scegliere. Allora, come facciamo a trovare questo direttore capo? Ho fatto una scansione della zona, ma ho rivelato molti segnali forti nell'area. Sono senza dubbio diversi da quelli del robot normali, quindi sarà uno di quelli. Quindi dobbiamo scoprire qual è quello vero. Come faremo esattamente? Joker, guarda, sono loro! Loro chi? Dei robot? Presto, presto! Forza, non possiamo tardare! Che sia lui il direttore? Guardate, in quella stanza ce ne sono altri come lui! Considerandone l'aspetto, si direbbe che quell'enorme robot rosso sia alquanto meno importante. Già, anche se non dovesse essere il direttore capo, avrà senz'altro delle informazioni. E di qua invece? Ok, no, dobbiamo andare per forza di qua. Va bene. Ehi, voi laggiù, chi vi ha detto di smettere di lavorare? Se non fate il vostro lavoro sarò io a essere rimproverato dal direttore di sezione. Sono stanco di essere definito inutile. Ah, sì, signor capufficio. Ha ragione, il direttore di sezione mi ha chiamato buona a nulla svariate volte. Cavoli, vorrei che non gridasse a noi in particolare. Cosa si aspetta dopo che mi ha chiamato buona a nulla? Se lavorassi ancora più duramente mi guasterei. Ah, chi siete? Tornate alle vostre postazioni, se non fate il vostro lavoro sarò io a finire nei guai. Coso, noi non lavoriamo qui. Skull, ti spiace concentrarti? Scusi, dovremmo parlare con il direttore capo. Cosa? Il direttore capo? Ma delle mezze tacche come voi non potrebbero avere degli impegni così importanti? Ora tornate alle vostre postazioni, se proprio devo ricorrerò alla forza. Beh, vale la pena tentare. Preparatevi, gente! Vieni allora, prova con la forza. È colpa di fannulloni come voi se il direttore è cattivo con me. Mi definisce sempre inutile o inaffidabile. Non è ingiusto che se la prenda solo con me. A quanto pare il suo direttore non gli piace per niente. Cerchiamo di estorcergli delle informazioni, Joker. Odi il direttore? Che tipo è il direttore? Odi il direttore? Tutti odiano quel tizio. Se ne va in giro a dire a tutti che siamo inutili, noi cerchiamo di evitarlo come la peste. Ah, come vorrei che qualcuno se ne occupasse al posto nostro. Potrei far sì che ciò accada. Cosa, voi? Vi state dicendo che vi sbarazzerete di lui per me? No, fermi, state mentendo. Volete solo informazioni sul direttore di sezione. Ah, maledizione, dovrei liberarmi del capo facilmente col mio potere di vento. Ma ho troppa paura di farlo. Per cui il direttore di sezione è debole al vento, eh? Non abbiamo ottenuto i dettagli sul direttore capo, ma questa info ci tornerà comunque utile. Pare che questo qui abbia finito, Joker, di parlare. Possiamo andare, Joker. Quindi, tu a cosa sei debole? Al nucleare e al fulmine. Tu invece solo al vento. Devo mettere Morgana in squadra. Devo ricordarmelo. Ok, però non siete resistenti agli spari. E allora... No. Ecco fatto, dai. È quasi morto. Oh no, l'ha curato, ma si è quasi morto lui. Vabbè, crepaci allora. Quell'abilità, credetemi che è stato un inferno la prima volta che sono stato qui. Abbiamo detto nucleare, vero? E allora, Freydine. Brava. Non parli, eh? Allora creperai per mano nostra. Brava Makoto. Hai distrutto un robot. 700 yen. Wow, la povertà. Scusa un attimo, 47. Siamo passati dal 36 al 47 in un ciufolo di secondi. Tesserino capufficio. Oh, deve essere il tesserino di un dipendente. Vediamo, c'è scritto capufficio. A noi serve almeno quello del direttore capo, giusto?
Per ora dovrebbe andare bene, se non altro ci permetterà di raggiungere nuovi posti. Sì, ora dobbiamo accedere alle aree riservate al capo ufficio e ai ranghi inferiori. Perfetto, questo vuol dire che possiamo proseguire in una di queste direzioni. Però, quale delle due? Io proseguirei di qua prima. Proseguirei di qua perché, se non vado errato, c'è un'altra safe room. Perfetto, altra safe room ottenuta. Speriamo che la stanza rossa si attivi tra poco. Oh, ma guarda, dei cattivoni. Tu sei morto. Attivalo, attivalo. Oh, calmo. Vorrei fargli un'imboscata. No, Joker, qua. Colpisci lui, bravo. Volevo fare l'imboscata alla Spider-Man, ma non è partito il filo. Oh, tu. Tu che resisti praticamente quasi a tutto, ma non alla luce. E allora sai cosa vuol dire questo? Frecce splendenti! Morto. Parapapapa. 2600 punti esperienza, non male. Scusa, ma... Ah, ho letto male io allora. Non era Futaba essere giù di punti esperienza, era lei. No, scusami. Allora ho confuso i livelli. Porca troia, è sotto di tanti livelli. È sotto di tanti livelli, Haru, allora. Ah, questo non è sbueno. Vediamo, di qua possiamo proseguire? Vediamo. Perfetto, possiamo proseguire. Bravi ragazzuoli. Sì, si è aperta. Trovando i ranghi sempre più alti, prima o poi otterremo il tesserino del direttore capo. Concordo, procediamo un passo alla volta. E se ti senti stanco, Joker, fermiamoci un po' in quella safe room. Beh, non ce ne sarà bisogno, tranquilli. Oh, ma guarda, ce ne sono due. Qua ce ne sono due blu. Qui... Ehi, quei due non stanno dando ordine agli altri robot. Pensate che possano essere il direttore capo o il direttore di sezione? Probabilmente il direttore di sezione. Percepisco una grossa presenza più in basso. Deve essere il direttore capo. Idealmente dovremmo preoccuparci il tesserino di rango più alto. Già, non possiamo raggiungere il direttore capo con il tesserino del nostro possesso. Allora prendiamo a calci uno dei due e freghiamogli il possibile. Aspettate, le lettere non sono chiarissime, ma credo che solo uno dei due sia il direttore di sezione. Perciò solo uno di loro ha la chiave che ci serve. Che facciamo? Li affrontiamo entrambi? Non c'è bisogno di sprecare così le energie. Se riusciamo a parlargli, a confrontare le risposte con le informazioni che abbiamo, potremmo riuscire a stabilire quale di loro è il direttore di sezione. E se invece andiamo alla cieca e ammazziamo tutti? Non è comunque una buona soluzione? Allora, chi togliamo? Io direi togliamo... Yusuke per adesso e mettiamo Morgana. E andrei da questo qui. E se non è lui, beh, li uccidiamo. Che ci fate qui? Tornate alle vostre postazioni. I dipendenti inutili saranno smaltiti come rottami. È lui, sicuramente. Un momento, noi siamo... risorse umane. Dunque, dichiarate le vostre intenzioni immediatamente. Sono molto occupato, non ho tempo di parlare con impiegati inutili. Devo vedere il direttore capo. Il direttore capo, sull'agenda non c'è scritto niente. Mi state dicendo che siete venuti senza appuntamento? Siete proprio dei mocciosi inutili. No. Ah, sei veloce a giudicare. Che ne dici? Che ne sai di quanto sono inutili gli altri? Ma soprattutto, non riconosco le vostre facce. Lavorate davvero qui? Datemi i vostri nomi e i vostri numeri identificativi. È ora di decidere, Joker. Che facciamo? Affrontiamolo. Giusto, meglio evitare altre discussioni. Facciamola a pezzi! Ti facciamo il culo! Devo farmi una persona di vento. Ma che diavolo, volete fare a botte? È un altro di quei tipi iperpotenti. Joker, lavoriamocelo per scorgergli informazioni. Avete delle questioni da trattare con me? Dov'è il tuo capo? Oh, il capo. Se si può chiamare così, non ne fa una giusta. Beh, a me sembra che ce ne abbia con il capo.
Joker, se lo trovi, se lo lavori bene, potrebbe spillare qualche dettaglio utile. Tolto il rango non ha una sostanza, se ne va in giro a fare il superiore, ma non è un granché. Non sospetta nemmeno che conosco la sua debolezza. Wow, impressionante! Vero, eh? Lieto che tu sia d'accordo. Vuoi che te la dica? È una cosa segretissima, perciò acqua in bocca. Il capo è debole allo psicocinesi, nemmeno il suo robusto torso riesce a proteggerlo. Oh, forse me lo sarei dovuto tenere per me. Forse dovevi. Ottimo, una classica bocca larga. Dubito che abbia altre informazioni interessanti, perciò fate la brandelli alla svelta. Ah, no, aspetta. Un capo non fa nulla mentre i suoi dipendenti soffrono la merita della stessa fine. Quindi abbiamo detto, voi siete deboli al vento, giusto? E tu sei debole al vento anche tu, perfetto. Debilitiamo te. Cosa facciamo? Colpiamoli. Colpiamoli, che è il modo migliore per ucciderli e per risparmiare punti magia. Passiamo la palla al balzo a Morgana. Morgana Magarula, distruggili. Siamo morti, oh no. Morto. 700 yen, ma sono pochissimi, che cazzo. Beh, almeno siamo saliti di livello. Sempre meglio di nulla. Tesserino direttore sezione. Oh, un tesserino identificativo, ci permetterà di attraversare le porte. Quindi quello era il direttore di sezione. Ah, perché non è il gran capo a venire da noi? Perché i grandi capi se ne stanno seduti sulle loro belle poltrone, Ryuji. Lo sanno tutti. Beh, di qua non ci serve andare perché mi bloccherebbero loro dicendomi è inutile andare di là, quindi andiamo avanti. Ma io combatterei lo stesso per fare livelli, ma sai com'è. Accesso garantito. Piripipi. Ottimo, si è aperta anche questa. Siamo quasi alla fine, giusto? In genere il direttore capo è subito sopra il direttore di sezione. Ehi, ricordate sempre di valutare le vostre condizioni. Se siete stanchi potete riposare in una safe room. Tranquilla Makoto, non ce ne sarà bisogno. Fermi ragazzi. Abbiamo detto psicocinesi. Questa stanza è diversa, non percepisco nulla di strano al suo interno. Possiamo supporre che non ci siano robot di alto rango lì dentro. Beh, si direbbe che non valga la pena controllarla allora. Non proprio. Senza capi a sorvegliare potrebbe essere l'occasione giusta per ottenere informazioni preziose. Ben detto. Joker, sgattaiuoliamo alle loro spalle e origliamo le conversazioni. Ok. Va bene. Io sarei... Oh, aspetta. Andiamo a sgattaiolare allora. Se mi lamentassi davanti al direttore capo sarebbe... Non ho letto. In pratica stiamo origliando. È una mia abilità divina. Notevole, adesso capisco come hai fatto a spiare le Blank così a lungo. Quello? Oh, è stata una sciocchezza. Un giorno vi farò vedere qualcosa di serio. Comunque, sicuramente è una mossa intelligente. Dobbiamo ottenere dal loro gruppo informazioni sul loro capo. Più avanti sembrano essercene altri. Recuperiamo informazioni anche da loro. Non ho letto cosa diceva, però. Se cadessi ora causerei solo guai a tutti gli altri. Lo so. Chi siete? Perché non state lavorando? Merda, siamo stati scoperti! Se questi cercano di battere la fiacca, segnalateli! Ci siamo avvicinati troppo, ritiriamoci e riorganizziamoci. In realtà, non ci hanno sentito, cioè non ci hanno visto. Sono felice di poter lavorare per questa azienda. Beh, almeno uno. Il direttore capo dice che questa azienda è meglio, non ho letto. Sono grato di poter lavorare per questa organizzazione. Abbiamo ascoltato parecchio. Che ne pensi, Joker? Vorrei ascoltare altro, non mi serve altro. Allora andiamocene da qui, prima che ci scoprano. Mi hanno scoperto perché ho fatto rumore, in realtà. Va bene, andiamo a menare il tizio. Tanto abbiamo detto psicocinesi, no? Oh, chi siete? Cosa ci fanno qui dei mocciosi come voi? Stiamo dando fastidio? Ma certo, dove credete di essere? Questa azienda è la migliore in assoluto, Okumura Food. Non dovreste essere qui. Ma soprattutto, chi siete e come siete entrati? Dalla porta principale. Dalla porta principale? State quindi dicendo, non ho letto, che di non essere persone sospette? Avete un aspetto preoccupante, ma sarebbe un problema se vi segnalassi per errore.
È il momento di prendere una decisione, Joker. Cosa vuoi fare? Affrontiamolo. Giusto, meglio evitare altre discussioni. Facciamola a pezzi. Pam pam. Pam parababam parababam. Abbiamo detto, voi siete deboli al vento, giusto? Ma tu invece sei debole allo psichico. Allora non sarà un problema abbatterti. Spinta psichica. Quasi 2000 di attacco. Staffetta a Morgana. Vai, micetto, e distruggili tutti col potere del vento. Facile. Sempre pochi soldi però mi danno qui, eh. Così impari, bastardo. E anche questa è fatta. Non aveva nulla di utile, però tempo sprecato al 1000%. Pare che le dimensioni non siano legate al rango. Il direttore capo deve essere altrove. Proviamo a cercare in un'altra stanza. Quale? Ah, ti nascondevi qua. Maledetto infame. Un one ham. Chi siete, farabutti? Come siete entrati? Cosa vi porta qui all'azienda migliore in assoluto, la Okumura Food? Sei il direttore capo? Oh, credo di aver capito. Siete famosi ladri fantasma. Ga. Molto bene, vi dirò la verità. Sono proprio il direttore capo. Sta a voi scegliere se crederci o meno. Ora, non avete altro da chiedermi? Parlami del futuro. Persone prive di stabilità vogliono parlare del futuro? Ga. Non siete ingenui. Per dei ragazzini come voi il futuro è frivolo. Ma ammetto che è un argomento interessante. È il momento di prendere una decisione, Joker. Cosa vuoi fare? Affrontiamolo. Ok, facciamolo. Meglio avere sempre Morgana in squadra, visto che quelli piccoli sono deboli al vento. Però direi porta dell'Ade, così giusto per usarla. Mi aspettavo un po' di meglio, detto sinceramente, però neanche più di tanto. Staffettiamo a noi e andiamo di attacco psichico. Anzi no, ali abissali. A quanto pare più forte l'oscurità dell'attacco psichico, quindi va bene uguale. Anche perché l'attacco psichico posso colpirne solo uno. Vabbè che era solo. Tessera del direttore. Perfetto, finalmente abbiamo il tesserio del direttore capo. Finalmente possiamo attraversare la porta al piano di sotto. Sì, andiamo a dare un'occhiata. È ora di squagliarcela, come il gelato. A caso totalmente, però vabbè Futaba, sei sempre una patata. Apriamo le porte. Autentificazione. Autentificazione. Autentificazione garantita. L'importante è che le porte si aprano. Sì, si è aperta. Ora possiamo muoverci liberamente su questo piano. Perfetto, abbiamo il tesserino che stavamo cercando. Finiamo qui e scendiamo di sotto. E allora, visto che abbiamo finito, scendiamo subito di sotto, mia cara Makoto. Chiamiamo l'ascensore e scendiamo. Si scende. E eccoci qua. Ora che abbiamo il tesserino, le porte saranno aperte. Ora che abbiamo il tesserino, possiamo aprire facilmente. Abbiamo preso il tesserino di un direttore capo. Riusciremo a passare? Ma certo, beh, è probabile. Vediamo. Avremo fortuna? Perfetto. Passaggio aperto. Altro ascensore. E vai, finalmente. È strano, credevo che l'Okumura fosse responsabile degli arresti mentali, ma non abbiamo trovato nulla che faccia pensare a una cosa del genere. Una cosa del genere potrebbe essere nascosta in profondità, procediamo. Beh, di sicuro non lo sanno i dipendenti normali questa cosa. Di sicuro è una cosa che sanno i piani molto più alti, letteralmente. Cosa ci attenderà da queste parti invece? Nulla, speravo almeno una safe room in realtà. Dove siamo? Siamo nello spazio. Ehi, il tesoro in quell'edificio, non è lontano. Sei davvero così vicino, perché non passiamo da fuori? Non ha senso continuare da qui. Vale la pena provare. Nel senso, lancia la tua ragnatela Spider-Man e vola. Questo era il senso. Questa pausa sembra ideale, facciamo una pausa.
Facciamo una pausa. Pausa finita, torniamo fuori. Allora. Ah, proprio così come Spider-Man veramente? Bello però. Allora, calmi tutti. Posso scendere da qua o proseguire di qua? Scendiamo prima di qua. Vediamo dove mi porta. Mi porta a questo che è il coso per tornare indietro. Ottimo. Non che la cosa ci serva, ma ehi, sempre meglio di nulla, no? Almeno l'abbiamo sbloccato. Torniamo indietro. Quindi se di qua non era la strada giusta, prima di tutto andrei ad uccidere un po' di nemici. Sai com'è? Con l'uccisione istantanea tutto è più semplice. Altro nemico anche di qui. Oh, cosa credete di fare? Allora, lì c'è un altro rampino, però da questo lato c'era un'altra strada che ci porta di sopra da un nemico distrutto. Quel nemico invece è azzurro, quindi non si può uccidere con un colpo, però c'è un forziere, quindi lo apriamo. Una roccia nera. Non che la cosa mi sorprenda più di tanto, ma ehi, prendiamola ovviamente. Oh, ma guarda, sei ancora tu. Esattamente come prima, ancora flusso, quindi andiamo di... Dove sei? Frecce splendenti! Con un colpo 1800. Mica male. Ottimo colpo, Joker. E sono saliti di livello in 4. Però nessuno ha preso un'abilità. Sono molto triste ora. La porta rossa si è attivata. Ottimo. Allora, fermi tutti. Volendo, possiamo proseguire di qua. Anche se non penso ci porti da nessuna parte, infatti. Credo che la strada giusta sia continuare di qua oppure usare il rampino dall'altro lato. Penso che non cambi nulla. Proviamo con il rampino e vediamo dove finiamo. Finiamo, come ho detto, dall'altro lato. Allora, è uno shortcut in sostanza, ma tanto vale in realtà combatterli, nemici. Un guento magico. Tanto vale combatterli perché sennò non ci facciamo soldi e non ci facciamo punti esperienza. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il tesoro è qui, giusto? Subito oltre questo edificio. Siamo sempre più vicini. È davvero strano non aver ancora trovato nulla degli arresti mentali. Beh, questo palazzo è una sede societaria, ricordi? Se non ha detto nulla ai suoi dipendenti, è possibile che non si trovino indizi a riguardo. Nel peggiore dei casi otterremo informazioni direttamente dall'ombra. Comunque, affrettiamoci a entrare. Ora c'è la fabbrica. Ecco fatto. Distrutto. E, visto che ci siamo, facciamo anche il giro dall'altro lato. Magari c'è un forziere, o magari c'è qualche nemico da uccidere. Sono sempre punti esperienza e soldi, ricordatevelo. E adesso entriamo nella fabbrica, allora. Ah, è proprio una fabbrica a tutti gli effetti. Allora, calmi tutti. Calmi tutti e vediamo che cosa abbiamo qui. Una safe room, ottimo, perché io devo entrare nella stanza rossa. Allora, a questo giro non mi servono in realtà nessun tipo di fusione. Mi servono più che altro delle forche. Dobbiamo insegnare al nostro nuovo amico Thanatos delle abilità che hanno, per esempio Raul, ovvero danza di ali e signore della magia, e anche abilità magica in realtà. Oh cazzo, quante robe che hanno tutti. Comunque, dobbiamo insegnargli abilità magica e danza di ali. Anzi, signore della magia, noi ce l'abbiamo, fermi tutti, perché così risparmiamo tempo. Risparmiamo tempo e ci sono molte meno opzioni che il gioco ha per scegliere. Signore della magia, eccolo qua. A Thanatos, e te lo insegno al posto di questo qua. Tanto non cambia nulla. Ora, quello che a noi serve, come dicevamo, è che Raul insegni a Thanatos abilità magica e danza di ali. Danza di ali ha una precedenza in questo momento, ma non così esagerata. In realtà sì e no.
perché abilità magica ce l'hanno tanti altri. Danza di ali, vai che culo. E te lo metto al posto di questo qui. Amplifica nucleare, non è quello che ci serviva, ma ti ringrazio lo stesso. Ora qui arriva il vero problema, perché amplifica sacro, potenza sacro e abilità magica sono tre abilità che si ottengono solo tramite le fusioni network. E a noi queste cose purtroppo ci vanno un po' male. E fortunatamente però queste abilità ce le abbiamo già su altre persone. Ma essendo che durante l'allarme una persona può prendere al massimo due abilità e sono randomiche, questo diventa difficile. Quindi direi che il meglio che possiamo fare ora, siccome abbiamo già usato la forca, è fare una fusione a caso. Prendiamo per esempio José e lo fondiamo con Dioniso. No, direi di non sfruttare Maria per questo. Lo fondiamo con uno di questi a caso. Perfetto, è andata bene, che era quello che speravo. E ora con questa persona gialla facciamo una forca. E direi di potenziare Fafnir. Anche se in realtà no, forse è meglio puntare su roba più utile, per esempio Shiva o Tsukiyomi. E direi Tsukiyomi perché è molto indietro rispetto a tutti gli altri. Potenziamo Tsukiyomi. Tanto, come sapete, a noi non ci interessava il livello, ci interessava che fallisse la forca per potenziare le sue statistiche, non i suoi livelli. E le statistiche, beh, stanno salendo piano piano. La fortuna, sfortunatamente, è molto bassa. Ci vorrà un bel po' per aumentarla. Però dai, sono contento. Sono contento per Thanatos. Il punto è che se metto potenza e amplifica divino e abilità magica, devo scartare qualcos'altro. Cosa però? Io toglierei Grazia Angelica, perché danza di ali è molto più performante. Sei appena nato, Thanatos, e già sei quasi pronto per combattere. Perfetto.